Ciao Calagonone, ci vedremo boh fra 100 anni, se sarò ancora in vita. Ciao. Allora ragazzi, siamo arrivati al porto di Olbia e niente, ho un po' d'angoscia nel vedere le navi con i cartoni animati perché quella che abbiamo preso noi per arrivare in Sardegna era la Tirrenia, aveva i cartoni animati ed è stato un incubo, me lo sogno ancora la notte. E niente, che angoscia, però per fortuna adesso prendiamo una nave diversa che si spera sarà più veloce, più qualificata e valida, ecco, ed efficace perché sennò mi sparo, giuro. E niente. Questo è. Ah, e invece la nave che prendiamo adesso è la Grimaldi e speriamo bene che sia una bella esperienza. Voi poi fatemi sapere sempre nei commenti come sono state le vostre esperienze con le navi, se avete preso la Tirrenia e la Grimaldi e se sì, come vi sono sembrate. E nada. Ragazzi, ci imbarchiamo già da adesso. Dai, sono speranzosa, questa nave sembra molto meglio. Allora, ma adesso ricordiamoci. Oh wow! Continuerò sempre a pensare che ragazzi cari, che questi cosi, parcheggi, somigliano troppo a quelli dei centri commerciali. Ora vi riprendo la salitella. Allora ragazzi, questa salita qua, ok? Aspettate, mo ve la faccio vedere anche dall'altra parte. Questa salita qua sembra troppo il garage dei centri commerciali, precisamente per chi è di Roma, sembra troppo la salita di Euroma, il centro commerciale che poi sali e arrivi fuori, oppure quella di Maximo, sempre che sali e arrivi fuori, oppure a me ricorda molto anche il centro commerciale pure qua, no? Mi ricorda troppo, sì, il centro commerciale, il negozio, la metro, non so se lo conoscete sta Roma, non la metro metropolitana, è proprio il negozio che si chiama la metro, che è mezzo. Vabbè, avete capito, no? Mi auguro. Stia partendo. Avverte di più la nave mossa perché essendo il tempo più incerto le onde sono più alte e quindi anche per entrare qua abbiamo avvertito lo sbandamento, sì, dondoliamo e infatti per entrare qua sbandavamo un po', vabbè, dai, siamo vive. Che giusti! Buono! Adesso mi esaminerà.
siamo praticamente quasi arrivati. Alla fine dovevamo arrivare alle 7, invece sono le 18. Abbiamo fatto molto prima del previsto. E, cioè, oddio, di un'ora alla fine. E niente, sono molto felice perché alla fine è sembrato un viaggio molto breve. Se all'inizio un po' mi stava annoiando, poi ci siamo messi a giocare tutti insieme a uno, a Nomi, Cose e Città, e quindi abbiamo ingannato l'attesa e il tempo. E sono molto felice. Poi sono felice che siamo ritornati nella mia bella Roma e anche che saremo a cena tutti insieme. Viene anche mio cugino, che lui è restato a Roma, non è venuto con noi, però viene pure lui, e anche vabbè, che stiamo tutti insieme, perché è molto difficile che stiamo la maggior parte di noi tutti insieme a cena. Invece stasera saremo riuniti, non racconteremo del viaggio, loro delle esperienze. Comunque è stato un viaggio molto rilassante rispetto alla prima volta, non è paragonabile, perché la prima volta è stata un inferno, invece oggi è stato molto comodo, siamo stati qua dentro belli comodi. L'unico problema è la troppa aria condizionata, c'era veramente troppa aria condizionata, poi sto in pantaloncini, quindi tra un altro po' mi raffreddavo. Però a parte questo è stato un viaggio molto confortante, rilassante, nulla da dire. Anche qui rispetto alla nave precedente hanno comunicato agli altoparlanti qualora c'era qualcosa da dire ogni minuto, invece l'altra volta non ci dicevano niente. E niente, voto 10, anzi 9,5. Era un falso allarme, ragazzi, mi sa che si vede appena appena la terra e quindi non siamo veramente arrivati. E niente, vabbè, dai, non manca molto, c'è un'ora alla fine, alle 7, bello. Oh, ci hanno detto, ragazzi, di recarci ai garage, quindi credo che sia ufficiale l'arrivo, almeno voglio sperare. Ritorno in patria! Ciao nave, addio, è stato bello stare qui con te anche se sei molto fredda con l'aria condizionata. Attenzione, prego. Avvisiamo tutti i passeggeri, per chiunque avesse smarrito un telefono, di recarsi presso la reception per maggiori informazioni. Grazie. Ciao, negozio. Grazie dei tuoi sconti, anche se non ho mai comprato in te. Ciao, addio. Ci rivedremo fra 100 anni. Arrivati sulla terraferma, ora attracchiamo e niente, andiamo a casa mia, che c'è mia madre che ci aspetta tutti. Arrivati, non fa niente se si vede la gente, tanto non li conosco. Si mancherà questa nave, è stato bellissimo viaggiare qua, confortante, proprio non si è sentita la fatica del viaggio in nave, non si è sentita proprio. Proprio no, cioè non pare una nave, raga, pare boh. A piedi e con veicolo al garage numero 3, ad attendere gli annunci di sbarco presso il self-service situato al ponte numero 6.